Eccoci, siamo in diretta, scusate il ritardo, quando si ha a che fare con gli animali naturalmente non si può dare un orario definitivo, difatti mettiamo sempre circa. Siamo in diretta dal Petirosso, ovviamente libereremo centinaia e centinaia di uccellini. Andiamo su al nostro posto, di solito questa manifestazione la facciamo sempre insieme a tanti, tantissimi bambini, tanti quanti gli uccellini, quasi, e speriamo che il prossimo anno sia di nuovo così. Naturalmente abbiamo ancora uccellini, non abbiamo finiti per quando finirà questa emergenza, che sicuramente lì allora faremo una gran festa veramente con tutti i bambini, anche fosse per Natale, ma sicuramente la faremo. Dunque, adesso seguiteci che andiamo a liberare questi insostituibili esemplari della natura. Oppa, ti sei persa? Andiamo? Su! Non vedevamo più la mappa, senza di lei che liberazione sarebbe. Via che andiamo, su, avanti! E anche una bella giornata, una fioritura di biancospino tutto intorno al centro, che ha reso felici tutte le nostre api. Ecco che arriva di corsa. Vieni un attimo, Angelica. Vieni. Su, no. E se no ti dicevo, vieni con la scatola. Che metto questo intanto. Ciao, mappa. Sembra che stia prendendo la mira per sparare, ma non è così. Ok, noi siamo pronti. Voi siete pronti?
Dunque, al 3, notate le mascherine come ci si è attrezzati, anche perché durante l'approccio con l'animale sicuramente qualcuno lo teniamo dentro i scatoloni prima. Ok, chi conta? Facciamo contare la moppa? Conti fino a 5 tu? Ok, li ho tutti io proprio. Uno, due, tre, tre. Guardate, 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 una nuvola, guardateli, guardateli. In Italia liberazioni così non se ne fanno, se non al Pettirosso. Ragazzi, saluto sempre tutti affettuosamente, un caldo saluto, anche se oggi c'è veramente caldo, dal Pettirosso. Continuate a seguirci su Facebook e sul sito, che è assolutamente, assolutamente, faremo sempre delle dirette e vi terremo sempre in contatto con quello che si fa al centro Pettirosso. Grazie a tutto il popolo del Pettirosso. Mi raccomando, ricordatevi del 5 per 1000, perché grazie a quello tutti questi e tanti altri animali potranno prendere la via della libertà.